Siamo con la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Pavone Canavese, la professoressa Cristina Marta. Pavone Canavese è un piccolo comune nella provincia di Torino, collocato molto a nord nella provincia, quasi sul confine con la regione Valle d'Aosta. E il comprensivo comprende diverse scuole primarie, scuole dell'infanzia e anche tre scuole secondaria di primo grado, quindi gestire questo comprensivo non è operazione semplice. Come vi siete preparati voi per il nuovo anno scolastico? So che durante l'estate avete fatto di tutto e di più per sistemare la decina di scuole che ci sono nel comprensivo. Sbaglio? Non sbagli, ci siamo preparati come tutti, abbiamo cercato di eliminare tutto il superfluo con notevoli difficoltà, abbiamo ricavato spazi perché la cosa più preziosa in questo anno scolastico è lo spazio, abbiamo spostato armadi, abbiamo cambiato banchi, abbiamo veramente spostato laboratori, cosa che ci è costato anche molto da un punto di vista economico, perché lo spostamento di un laboratorio costa qualche migliaio di euro. Abbiamo cercato di attrezzare la scuola per affrontare questa prova difficilissima. So che per queste operazioni vi siete avvalsi anche della collaborazione dei genitori, forse gli insegnanti stessi hanno dato una mano, mi pare che anche tu abbia fatto la tua parte. Io mi reputo un dirigente molto fortunato perché ho davvero una scuola che è estremamente collaborativa in tutte le sue componenti. Per riuscire a far partire questo anno scolastico, noi abbiamo avuto una grandissima collaborazione da parte di tutti. Anzitutto da parte degli insegnanti che non si sono assolutamente tirati indietro, che hanno fatto cose che non competono assolutamente ad un insegnante e hanno davvero preso parte. E con entusiasmo tutte queste attività, con passione e con preoccupazione. Io non mi sono mai sentita sola, ho sempre avuto al mio fianco i docenti di tutti gli ordini a dividere con me le preoccupazioni, le ansie e proprio anche materialmente questo lavoro di ristrutturazione dei plessi. Anche i genitori hanno fatto la loro parte. Anche le amministrazioni comunali, per quanto loro compete, non si sono assolutamente tirate indietro. Alla metà di settembre, quando avete riaperto le scuole, avete ripreso le lezioni. So che voi avete fatto anche un piano per fare molte attività all'aperto. Probabilmente voi, come dire, siete collocati anche in una zona, in un territorio che lo permette. Ma cosa avete fatto in particolare? Sì, noi siamo fortunati da questo punto di vista perché abbiamo tutte scuole che hanno dei giardini molto grandi che consentono di sfruttare appieno gli spazi esterni e hanno anche delle zone limitrofe alle istituzioni scolastiche che si possono utilizzare fino a che è stato possibile per fare delle attività didattiche. Quindi Ecco, abbiamo sia facci due o utilizzato, tre esempi. sì, abbiamo usato ad Facci esempio due o la tre esempi. scuola primaria, abbiamo usato gli spazi esterni come se fossero delle aule. Noi abbiamo una vera e propria aula verde in un plesso, il plesso di Samone, che ha proprio la fortuna di avere un'aula verde a tutti gli effetti, con delle sedute sotto un albero, quindi l'ombra naturale. E quest'aula verde viene utilizzata per fare regolarmente delle lezioni di qualsiasi materia, di italiano, di matematica e quant'altro. Poi abbiamo sfruttato i giardini che ci sono nelle altre scuole, gli spazi esterni che ci sono nelle altre scuole, per realizzare sia delle attività che naturalmente si svolgano all'aperto, ad esempio matematica utilizzando gli orti didattici. I bambini hanno usato gli orti didattici per misurare, per calcolare, per stimare quante piante di verza si potevano sistemare in un contenitore che aveva certe dimensioni e quant'altro. Oppure abbiamo anche utilizzato degli spazi esterni per svolgere attività che normalmente non si svolgono all'esterno. Ad esempio per fare italiano, per raccontare una storia, per svolgere una curriculare lezione di musica. Possiamo anche dire che forse ha aiutato un po' le scuole anche a riscoprire una didattica di tipo più attivo. Quindi tutto sommato poi un qualche cosa di positivo c'è in tutto questo. È così? È così, questo è sicuramente vero. Perché diciamo che ha coinvolto nella didattica attiva anche docenti che magari erano più restii
erano più restii ad uscire, erano più restii ad organizzare attività di questo tipo. Sono stati costretti dalle circostanze ad uscire dalle aule e magari si sono anche resi conto di quanto potevano essere interessanti e inclusive e anche motivanti attività che normalmente vengono svolte all'interno dell'aula quando invece vengono svolte sul campo. Ad esempio, un'attività che sicuramente sarà replicata indipendentemente dai problemi legati alla pandemia è l'attività che consente di svolgere storia prendendo spunti dalla storia locale, dai riferimenti che ci sono nel territorio circostante. Bene, l'ultimo problema su cui volevo avere un po' il tuo parere, perché so che tu hai anche una tua idea operativa su questo, è il problema del rapporto con gli enti locali, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli edifici scolastici. Per quanto riguarda gli istituti comprensivi, noi dobbiamo ricordare che la gestione... Normalmente, diciamo, la proprietà degli edifici è del comune e la gestione e la manutenzione dipende per l'appunto da loro. Questo soprattutto in istituti comprensivi di provincia, dove si ha a che fare con 4, 5, 6 comuni diversi. Nel tuo territorio ci sono addirittura comprensivi con 10, 12 comuni diversi. Ecco, questo diventa veramente faticoso, complicato, alle volte quasi impossibile. Come si può fare? Al momento non possiamo fare nulla, come si potrebbe fare? Quindi al Certo. momento dobbiamo gestire questa rete di rapporti, questo intreccio di rapporti che a volte è veramente complicatissimo. E quello che è molto complicato da gestire in modo efficace è la comunicazione, perché quando abbiamo un problema in uno dei nostri tanti plessi, allora noi dobbiamo intanto avere la comunicazione del problema da parte del collaboratore scolastico, del fiduciario. Poi a nostra volta dobbiamo trasmettere il problema all'ufficio tecnico del comune. L'ufficio tecnico del comune deve farsene carico. Ecco, si perde un sacco di tempo, con tutta la buona volontà, perché i comuni sono molto attenti Certo. alle esigenze della scuola, però ci sono proprio dei passaggi faticosi, ci sono troppi passaggi. Io penso che sarebbe opportuno che le scuole gestissero autonomamente la manutenzione degli edifici, avessero la responsabilità della manutenzione degli edifici. Questo renderebbe tutto estremamente più semplice. E penso che all'interno delle scuole dovrebbe esistere la figura del manutentore. Cioè noi abbiamo Questo un'estrema necessità di avere qualcuno nelle scuole che faccia piccola manutenzione. Quando si rompe una tapparella, quando abbiamo un rubinetto che non si chiude, è veramente una perdita di tempo e un scioppio di risorse enormi il dover mandare la PEC al comune per spiegare che abbiamo il filo della tapparella che si è rotto o la guarnizione del rubinetto da cambiare. Avrebbe molto più senso che la scuola avesse le risorse umane e materiali per fare tutte queste, almeno queste piccole manutenzioni autonomamente, non dovesse gravare invece sugli uffici tecnici del comune, sugli operai del comune, con tutta la buona volontà che ci mettono i comuni per venire incontro all'esigenza delle scuole. Quindi questa è una ipotesi di lavoro che ovviamente lasciamo, come dire, all'analisi poi dei politici, perché è chiaro che qui ci vogliono scelte di natura politica piuttosto complesse e quindi vediamo se si vorrà raccogliere questa idea, questo suggerimento e incominciare a pensarci un po' seriamente. Bene, ringraziamo la dirigente scolastica di Pavone per questa chiacchierata che mi pare abbia fornito molti spunti operativi anche per chi lavora proprio nella scuola del primo ciclo di istruzione. Grazie. Grazie a te.